Sono arrivati in centinaia a Sant'Anna di Stazzema tra cittadini, sindaci, delegati di associazioni volontaristiche e DARMA per stringersi nel ricordo della strage nazifascista, durante la quale 75 anni fa, il 12 agosto 1944, furono sterminati 560 civili, 130 erano bambini. Tra le autorità, insieme al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, anche il ministro degli affari esteri Enzo Moavero Milanesi, che ha ricordato il valore dell'anniversario. Noi non dobbiamo pensare che la guerra sia solo qualcosa del passato, vediamo che purtroppo in molte parti del mondo, anche vicino all'Italia stessa, ci sono situazioni di guerra e dobbiamo preservare la pace e preservare anche le organizzazioni e le istituzioni che garantiscono la pace, le Nazioni Unite e la stessa Unione Europea. Prima la cerimonia religiosa, poi il lungo corteo fino all'ossario per la deposizione della Corona di Alloro, dove Rossi ha ricordato l'elevatissimo tributo di sangue che la Toscana ha pagato nella lotta al nazifascismo negli anni terribili tra il 1943 e il 1945. 4.461 le vittime contate degli eccidi, centinaia di deportati, 281 stragi. Dal sacrificio di queste persone che non morirono in vano, noi bisogna sempre ricordare è nata un'Europa che ha detto mai più. E questo ha garantito, nonostante tanti problemi e le difficoltà, che ci fosse alle nostre spalle il periodo di cui abbiamo goduto noi, di pace, di tolleranza. Nel corso della giornata è stato anche siglato il gemellaggio tra Stazzema e il comune tedesco di Moers. Un colorato arazzo lungo un chilometro, il tappeto del mondo realizzato con manufatti di donne di diverse parti del mondo, ha accompagnato il cammino di chi è salito a Sant'Anna di Stazzema per ricordare una strage rimasta avvolta nella nebbia fino a quando nel 1994 vennero alla luce i fascicoli sui crimini di guerra commessi dai nazisti. Aumentare la competitività delle aziende vitivinicole toscane attraverso l'adeguamento delle strutture e della domanda di mercato. La Giunta regionale ha approvato le disposizioni con cui dare attuazione alla misura degli investimenti nel settore del vino relativamente alla campagna vitivinicola 2019-2020 attivata nell'ambito dei fondi europei. A questa misura viene destinato un milione di euro. Saranno oggetto di finanziamento gli investimenti relativi all'acquisto di barrique di vasi vinari in legno, compresi portabotti e portabarrique. Il contributo sarà pari al 40% della spesa per gli investimenti realizzati da piccole imprese, ridotta al 20% per le intermedie e al 19% se realizzato da una grande impresa. L'importo minimo di spesa è di 15.000 euro, mentre quello massimo è pari a 100.000 Avranno inizio entro il 30 ottobre i 16 percorsi biennali e triennali di istruzione e formazione tecnica superiore ITS che la Regione Toscana ha approvato nei giorni scorsi per l'anno formativo 2019-2020 ormai alle porte. I percorsi sono cofinanziati dal Programma Operativo Regionale POR-FSE 2014-2020 per un importo di 4 milioni e mezzo di euro e sono realizzati nell'ambito del progetto Giovani Sì per l'autonomia dei giovani. Agroalimentare, Energia, ICT, Meccanica, Moda, nautica, sanità, turismo e beni culturali gli ambiti dei percorsi ITS. Destinatari dei percorsi formativi sono circa 400 studenti con l'obiettivo di coniugare i loro interessi con le richieste provenienti dal mondo del lavoro. Proprio per far conoscere queste esigenze sono stati organizzati degli Open Day con la possibilità di far incontrare i potenziali allievi con i coordinatori e i docenti dei corsi. Tutte le informazioni sono consultabili sui siti delle fondazioni ITS o attraverso il sito della regione toscana. you mm -hmm. La Regione Toscana ha assegnato all'Agenzia Regionale per l'Impiego i fondi per l'occupazione delle persone disabili. Si tratta di 5.520.000 euro che potranno essere impiegati per finanziare progetti che combinando diversi tipi di misure hanno l'obiettivo finale di sostenere l'inserimento professionale e l'integrazione lavorativa delle persone disabili iscritte nell'elenco ufficiale previsto dalla legge. Con questa delibera, ha spiegato l'assessore regionale alla Formazione Cristina Grieco, si definisce come l'Agenzia Regionale per l'Impiego deve gestire questi servizi, emanando anche appositi avvisi volti alla concessione dei contributi. I 5 milioni stanziati dalla regione sono stati ripartiti fra le 10 province toscane. Soltanto quella di Firenze riceverà più di 1.700.000 euro. Segue per entità della cifra quella di Arezzo con 800.000. poi Massa Carrara, Siena e Prato con cifre intorno ai 450.000 euro, Luca, Grosseto e Pistoia importi compresi fra i 300 e i 400 euro e Fanalini di Coda, Livorno e Pisa, meno di 300.000 euro ciascuna.